Ciao ragazzi, andata di Coppa Italia contro la Juve che vince 2-1 e vale doppio in questo momento perché è una vittoria in trasferta, con due gol in trasferta, quindi la situazione si complica. Una situazione che si era messa bene all'ottavo minuto quando Lautaro Martinez segna l'1-0 al nostro primo affondo. Quindi la partita si mette bene, si mette sui binari giusti. Finché al 25esimo Young, che è un coglione, cioè regala un rigore alla fine, un rigorino un po' tirato per i capelli, perché Young è un coglione, loro sono furbi, gli arbitri non vedono l'ora di leccare il culo alla Juve, è il cocktail perfetto per il pareggio di Cristiano Ronaldo su rigore. Non contenti del rigore regalato, Bastoni insieme ad Handanovic confezionano un pacco natalizio in ritardo, veramente incredibile. Handanovic che non esce mai, non doveva uscire, non si sa perché cazzo va lì, boh, gli sarà partito un embolo. Bastoni è andato in confusione, gli hanno smarmottato le mutande, invece che buttarle in fallo laterale, cazzo, ha cercato un dribbling che non aveva senso, a quel punto davi una zaffagnata, la buttavi in fallo laterale e mandavi a fanculo Handanovic. Invece gli spalanchiamo la porta a Cristiano Ronaldo, che ovviamente a porta vuota segna il 2-1. Quindi veramente bravissimi nel regalare i gol, siamo stati i migliori, ma ancora manca più di un tempo e quindi tutto è in piedi. L'inizio secondo tempo è anche abbastanza positivo, anche loro hanno avuto un paio di occasioni per parte, fino a quando Alexis Sanchez ha un'occasione clamorosa su un errore loro, colpisce di piatto a botta sicura. Ma io penso che veramente Alexis Sanchez o c'ha la sfiga in questo momento, se gli casca il pisello gli rimbalza nel culo, perché è una roba incredibile. Non entra quella palla, non entra, non entra, non entra, non riesce a fare sto cazzo di gol, una roba allucinante. E a quel punto niente, a quel punto dici cazzo non recuperiamo mai, anche perché 2 o 3 minuti più tardi Sanchez fa una bella azione, mette davanti al portiere Darmian che se la fa parare da Buffon. Alla fine Sanchez, che non ha neanche giocato male, a me mi piace la sua vivacità, come gira, come crea gioco, solamente che un po' fa gli assist e non segnano, un po' lui non segna neanche a porta vuota. Alla fine, come può essere il giudizio? Non è del tutto positivo. Entra anche Eriksen per Vidal al 72esimo. Lo stesso Eriksen, 5 minuti più tardi, c'ha l'occasione per pareggiare con un tiro da fuori area, ma tira una scorreggina senza un minimo di potenza. E niente, a quel punto, ragazzi, ormai gli boys sono scappati e questa partita bisogna accettarla così. Prova Conte nel finale a buttare dentro anche Pinamonti e Sensi per Brozovic che cazzo è che è uscito? E Bastoni passando con la difesa a 4, ma a 5 minuti alla fine, quindi non si è concluso niente di che. Comunque, un 2-1 che si può recuperare. Il primo round va a loro. Sicuramente non abbiamo sfigurato, anzi, abbiamo dimostrato per l'ennesima volta che con la Juve ce la giochiamo alla pari. Quando c'è equilibrio, ovviamente si può vincere, si può perdere. In questo caso abbiamo perso noi. Magari la prossima partita, fra una settimana, potremo anche riuscire a ribaltarla. Nulla è impossibile. Quindi aspettiamo il ritorno. È finito il primo tempo, 2-1 per loro al primo tempo e ci vediamo per il secondo tempo fra una settimana. Bella raga, per me c'è solo l'Inter.